regalo venuto male perché l'abbiamo trovato alla vigilia di Natale legato qui fuori, quindi noi qui ci siamo fatti l'idea che probabilmente è arrivato in qualche famiglia, ma non è stato particolarmente gradito. Un regalo di Natale non gradito potrebbe essere questa la storia di Margot, abbandonata nel giorno della vigilia di Natale fuori dal canile comunale di Arezzo. Probabilmente non è stato gradito, perché anche perché direi Margot è abbastanza ingombrante, è un cane di una razza facile ma difficile, perché è sempre un molossoide, quindi va saputo trattare sicuramente con amore, è la base, perché sono cani appunto particolari. Adesso la piccola, un cucciolo di corso di circa 2 mesi, cerca una nuova famiglia, questa volta per tutta la vita. Ancora dovrà rimanere qui qualche giorno perché deve essere visitato dal veterinario e vaccinata, però poi potrà cercare una nuova famiglia. E da fine 2017 è tempo di bilanci anche per il canile di Arezzo. Allora, siamo abbastanza soddisfatti, nel senso che rispetto all'anno scorso sono entrati meno cani, 10 cani in meno, però siamo comunque soddisfatti, e ne sono stati adottati altrettanti, siamo più o meno sui 130 cani adottati. La cosa che ci ha fatto più felici di tutti è che sono stati adottati soprattutto cani adulti, quindi finalmente le persone iniziano a capire che anche il cane adulto può essere adottato e può avere una famiglia e può dare grandi soddisfazioni, non solo il cucciolo. E i gatti, più o meno siamo sui 120 gatti che entrano, soprattutto gattini, e per fortuna riusciamo a farli adottare tutti. E anche quest'anno sono stati adottati anche molti gatti adulti, molto tranquilli, quindi adatti a stare in un appartamento.